Ciao Andrea! Allora, oggi sei a Roma e noi siamo qui in Germania, ma volevamo chiederti se potevi raccontare un attimino la storia del tuo figlio, di Leonardo, che era venuto qui da noi quando aveva 8 anni, no? Ormai ho passato un po' di tempo. Diciamo, che cosa è successo, diciamo, negli ultimi anni, quanto ha preso una diagnosi un po'... Non bella per i genitori, diciamo, a sentirla, no? Certo. Ciao Renzo, ciao a tutti. Sì, io sono Andrea, sono il papà di Leonardo, che adesso ha quasi 9 anni, e vi racconto un po' da dove è partita la nostra storia. Leonardo ha cominciato ad avere delle manifestazioni di tic, ansia, paure ingiustificate intorno al 2018. E per un paio di anni abbiamo avuto una sua condizione di salute con degli alti e dei bassi. Inizialmente non sapevamo a che cosa ricondurre lo stato della sua salute, abbiamo fatto tutta una serie di accertamenti e di analisi con esito negativo che non ci facevano inquadrare il problema. Fino a quando poi nel 2020, a seguito di manifestazioni sempre più forti del suo stato sintomatico, siamo andati un po' in giro per l'Italia, anche un po' in preda alla disperazione mia e della mia compagna. E siamo arrivati, abbiamo avuto delle differenti diagnosi da diversi dottori, in particolare un paio che abbiamo incontrato qui a Roma al Policlinico della Sapienza e a Firenze al Meyer, dei dottori che ci hanno fatto la diagnosi di PANDAS, una malattia molto poco conosciuta e ancora mo molto poco studiata, che in sostanza è un'encefalite autoimmune da post-infezione batterica da streptococco. Siamo risaliti a tutto il quadro clinico del bambino e siamo piombati in un incubo di medicinali e farmaci molto pesanti che accompagnava le giornate di Leo dalla mattina alla sera, e addirittura con delle punture di penicillina che venivano fatte una volta ogni 21 giorni da un'infermiera che veniva a casa proprio perché erano dei trattamenti medici molto specializzati e non potevano essere fatti da noi. E in tutto ciò io e mia moglie eravamo molto disperati perché non vedevamo miglioramenti del suo stato di salute, che continuava a peggiorare e sicuramente non a migliorare nonostante la dose massiccia di farmaci a cui veniva sottoposto. Quindi, oltre a molti tic che aveva alle gambe, alle braccia, al viso, che gli impedivano addirittura a volte di leggere, di avere un rendimento scolastico normale, anche la notte si svegliava sempre con degli incubi, faceva fatica a mangiare, abbiamo dovuto cominciare una dieta molto particolare, senza glutine, senza zuccheri, che chiaramente lo faceva sentire ancora più malato, e non sapevamo come tirare fuori Leonardo da questa situazione. Abbiamo girato tantissimi dottori per cercare di trovare altre situazioni per poterlo trattare, ma senza nessun risultato. E fino a che poi, agli inizi del 2021, sono riuscito ad entrare in contatto con dei medici alternativi che praticavano delle terapie non invasive, ma soprattutto delle terapie naturali ed indolori, e per fortuna sono riuscito a conoscere la kinesiologia della luce. E la kinesiologia della luce, dopo delle ricerche che ho fatto in maniera autonoma, anche aiutandomi con dei principi di fisica quantistica che ho cercato di studiare tramite YouTube e dei professori italiani, mi hanno portato in Germania e mi hanno portato da Renzo e Nicole. Mi sono messo in contatto con loro e abbiamo definito un periodo in cui avrei potuto portare il bambino lì da loro in Baviera, e
a metà maggio del 2021 a bordo di un camper abbiamo attraversato tutta l'Italia con mio figlio che ormai stava veramente molto molto male e siamo arrivati lì per una settimana dove abbiamo sottoposto il bambino solamente a dei trattamenti che comprendevano l'uso di alcuni specchi mentre il corpo era disteso su alcune piastre di plexiglass e dei trattamenti che non avevano assolutamente nessun impatto né di dolore né di contatto, se così lo vogliamo dire, sul suo corpo. Quindi questa è stata sicuramente per noi genitori la prima rassicurazione, il primo spiraglio di felicità nel vedere che ci poteva essere qualche cosa che non fosse invasivo su di lui, ma soprattutto al terzo giorno abbiamo cominciato a vedere i risultati miracolosi di questo trattamento. Leonardo nell'arco di una settimana ha ripreso un peso ideale che nell'arco di un anno non era riuscito a prendere. E ha ricominciato a dormire con una regolarità impressionante, tipica dei bimbi della sua età, perlomeno per un 10-11 ore a notte. E soprattutto ha diminuito in alcuni tratti anche del 90-95% il suo stato sintomatico di tic, di deficit. E noi eravamo veramente sorpresi e increduli di quello che avevamo visto e dei risultati che avevamo ottenuto in così poco tempo. E questo mi ha portato a tornare in Germania da Renzo e Nicole, studiare e capire che potevo conoscere e studiare i principi e i meccanismi a cui avevo sottoposto mio figlio e che avevano portato questi benefici, quindi ho deciso di tornare in Germania e di sottopormi al corso che è stato anche molto divertente con esercitazioni pratiche in cui ho avuto modo appunto di collaborare con gli stessi operatori che avevano trattato mio figlio e adesso sono grato a Renzo e Nicole per aver conosciuto questa terapia che sta mantenendo lo stato di Leonardo in ottima salute e noi adesso a maggio festeggeremo finalmente il primo anno di non medicine con Leonardo e siamo molto molto contenti e dobbiamo dire grazie, grazie a Nicola. E quando voi siete tornati in Italia, io mi ricordo che la mamma poi diceva che oh, io ho un bambino 70-80% cambiato, eccetera, così. Poi il dottore diceva anche che sulla base, diciamo, streptococco, eccetera, erano cambiati i risultati, le ricerche. Abbiamo fatto delle analisi di controllo che facevamo con cadenza semestrale, dove chiaramente inizialmente avevamo questi valori delle analisi del sangue completamente sballati e quello che abbiamo visto è che molti parametri sballati erano appunto molto migliorati in un arco di tempo molto 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 ridotto. E quindi questo ci ha ulteriormente confermato che quello che avevamo fatto aveva avuto dei risultati. Lì c'era proprio il goal per Leonardo che faceva, adesso non devo prendere più le iniezioni, no? Sì, e devo dire che abbiamo ricominciato a mangiare anche qualche cosa di più normale, anche con un pochino di glutine e anche un pochino di zuccheri che prima invece le avevamo completamente eliminati dalla dieta. Sì, perché la dieta è molto molto stretta, diciamo, no? Normalmente. Però con quello che ho visto io qui, diciamo, non ha reagito, diciamo, sul mangiare. Dopo, in Italia avete guardato sempre sul mangiare, eccetera. C'era qualche reazione, qualcosa, oppure potevi dire no, in genere, diciamo, è andato tutto liscio? Sì, no, devo dire che è andato più o meno tutto liscio. Non abbiamo reintrodotto ancora tutto tutto, limitiamo i latticini e qualche altro alimento, no cibo spazzatura, però in linea di massima, ripeto, cioè da quando siamo venuti in Germania non abbiamo più avuto una brutta ricaduta come le avevamo prima durante il periodo di medicalizzazione con farmaci pesanti. Ah, sì.
Adesso Leo a scuola, tranquillo. Leo va a scuola, Leo suona due strumenti, pianoforte, basso elettrico, ha una pagella lodevole, è un bambino molto curioso, attento, non ha lacune e siamo molto fieri di lui. Guarda, ti ringrazio per la storiella e aspettiamo che ritornate qua su, anche per fare un po' di Volentieri, ferie, vediamo perché ora. Adesso stiamo pensando di comprare un camper per poter essere autonomi e così venirvi a trovare quando vogliamo. abbiamo tanto spazio qua per parcheggiare, non c'è problema. Grazie, Ringrazio tanto Andrea, e grazie tanti a saluti voi. alla Buon famiglia e a lavoro. Leo. Vediamo cosa succede nei prossimi tempi, perché a maggio festeggiamo magari insieme. Magari, sì, sarebbe molto bello. Grazie tante. Grazie a te, Buon buonasera. lavoro. Ciao. Ciao.